ragione chi sostiene, in ultimo il ministro Andrea Orlando, che le recenti elezioni regionali segnano una sconfitta del progetto del Partito della Nazione. Nell'identità più profonda dell'Italia, la contrapposizione, chiamiamola fra Guelfi e Ghibellini, non può essere soppressa. Nella Prima Repubblica, a cui evidentemente Matteo Renzi pensava, la centralità assoluta e indiscutibile della Democrazia Cristiana e dei suoi satelliti di governo si reggeva solo sul fatto che l'altra parte, quella ghibellina, rappresentata dal Partito Comunista Italiano, non poteva, a causa della Guerra Fredda, governare. È noto cosa è successo quando si è cercato di rimuovere quell'impedimento. La forma brutale di contrapposizione nel bipolarismo della Seconda Repubblica fra anticomunisti e comunisti, e con questo termine si intendeva tutto, o fra berlusconiani e anti-berlusconiani, è stata una forma politica ai limiti di una guerra civile ideologica, frutto proprio del blocco dei 40 anni precedenti. Ma come si poteva pensare che dopo tutta questa storia si fosse giunti, per volontà dell'ex sindaco di Firenze, alla fine della storia, con un partito capace di conciliare tutto, non solo il diavolo e l'acqua santa? I voti da Forza Italia questa volta non sono arrivati e l'incantesimo verso i moderati sembra inclinato. D'altra parte sono andati verso l'astensione e il non voto i consensi storici della sinistra e anche tanti consensi giovani e nuovi, progressisti e di sinistra, e non certo verso improbabili alternative, come dimostra il caso Pastorino, di sinistra al Partito Democratico, di cui oggi non si vedono le tracce. Dopo aver bombardato la CGIL, dopo aver asfaltato il mondo della scuola, era difficile, sinceramente, pensare ad un esito diverso. Così, nella debolezza dell'impianto del Partito della Nazione, prendono corpo nel cuore della società nuove creature sconosciute, pericolose, come fu negli anni venti del secolo scorso. Si affaccia una nuova xenofobia con basi di massa, fenomeno popolare e largo. Matteo Renzi ora deve dimostrare di avere, oltre alle doti indubitabili di grande comunicatore, di infaticabile lavoratore, anche le doti di uomo politico e di statista, le doti di un democratico. Deve saper leggere il cartellino giallo che gli elettori gli hanno mostrato. La volatilità dell'elettorato in questo momento è enorme. Tuttavia c'è bisogno più che mai di una grande speranza democratica e di futuro, di riforme. Ci sarà una svolta riformista? Renzi ci farà assistere a un Matteo 2? Aspettiamo, veramente curiosi.